Il termine bestialità è associato a situazioni e comportamenti differenti. Ad esempio, se prendiamo l'esempio dei campi di concentramento, di cui lei si è anche un po' occupato, soprattutto con l'analisi di Poco, Primo poco. Levi, vediamo che il termine bestialità è associato sia alle vittime che ai carnefici, però in sensi differenti. Se per le vittime è più un senso di passività, sottomissione, per i carnefici è ferocia. Secondo lei che cosa significa bestialità e in che modo è collegato all'uomo? È una parola che nasce nel mondo contadino, cioè quindi nasce in un mondo dove gli animali sono fuori dalla casa, cioè magari ci sono gatti, topi, eccetera. Quindi nasce anche dalla consapevolezza che l'uomo è una bestia e quindi ha una doppia valenza, cioè certifica che c'è un mondo fuori di animali che possono mordere, pungere, sbranare, e fuori dalla casa, e nasce anche dal fatto che anche nella casa ci sono atti bestiali che gli uomini commettono con gli altri uomini. Perché non mi pare che nel lager ci stessero molte bestie, no? So, a parte i cani che urlano, che abbaiano, e c'è lui che è una rabbia vecchia di secoli, parlando degli ordini urlati, in questo linguaggio di caserma, dalle SS, un linguaggio incomprensibile, bestiale, perché c'è l'urlo. Comunque non ha solo un valore negativo, la Sì, infatti, volevo Sì, beh, appunto anche chiederle questo, se secondo lei aveva una valenza più allora tutte le cose negativa. significative hanno due facce. Quindi se uno dice solo che ha un valore negativo sbaglia, ma se uno dice che ha solo un valore positivo sbaglia. Sono tutte e due le cose presenti.